Anche voi studenti delle scuole di Boiano e dei vari comuni limitrofi siete qui nel cantiere dove le ruspe sono al lavoro per realizzare la centrale biomassa. State manifestando, protestando, perché? Allora, noi siamo venuti qui in questa manifestazione spontanea proprio per manifestare contro l'edificazione di due centrali a biomasse, perché noi come studenti e anche come associazioni studentesche non reputiamo che sia utile e necessaria questa cosa, perché il Molise non ha nulla da, da riciclare in questo modo così barbari, e soprattutto una centrale così grande come quella da 11,5 megawatt per legge dovrebbe occupare un raggio di 100-150 km, e quindi anche tutti i rifiuti organici che provengono dalla terra dei fuochi spetterà a noi di riciclarli. Quindi noi, oltre a riciclare tutti gli ortaggi pieni di pesticidi, ricicleremo anche quelli che sono nati, morti e cotti sotto i rifiuti nucleari. E questa cosa che noi ci dobbiamo opporre assolutamente in massa e fare comunque una resistenza passiva, perché per il momento non c'è alcun bisogno di violenza, e per questo siamo qui in modo pacifico per cercare di fermare queste ruspe, che però non si fermano mai.